Buonasera dalla Casa dell'Energia, buonasera a Fabio Mori, che Buonasera a ne è voi, il direttore, buonasera. benvenuti, benvenuti. Oggi Allora, puntata, di cosa parleremo stasera? Non è difficile, non è penso. difficile, di politica, Di penso, no? politica barra giustizia, anche se è più Giustizia. politica, ovviamente, perché poi l'aspetto giudiziario si chiarirà nelle sedi opportune. Parliamo ovviamente dell'ultimo caso, dell'ultima inchiesta corruzione, dopo l'infuocato anche consiglio comunale dei giorni scorsi, in cui il sindaco Ghinelli ha letto una dichiarazione, peraltro molto lunga, ne sentiremo una sintesi nel corso della puntata, concordata con i suoi legali, ha detto lui, e quindi cercheremo insomma di capire quali sono i risvolti, i reali risvolti di questa vicenda, soprattutto dal punto di vista politico, l'imbarazzo che questa vicenda inevitabilmente ha creato al centro-destra, centro-destra che avremmo voluto con qualche rappresentante ospite Però qui c'è questa qualche sera, non lo rappresentante, sappiamo, adesso voglio sentire un attimo. Avremo comunque tra poco al telefono Lucia Tanti, che è stata l'unico assessore che insomma ha difeso a spada tratta e continua a difendere l'operato della giunta e del sindaco in particolare. Gli altri partiti si sono trincerati dietro un silenzio, a parte Forza Italia che qualche giorno fa ha fatto un comunicato, ma oltre quello non preferiscono non andare in questo momento, anche la Lega silenziosa, e abbiamo visto anche un consiglio comunale abbastanza anomalo, perché comunque c'è stata l'opposizione che ha detto quello che doveva dire, e poi ha disertato e dopo ha lasciato abbandonato l'aula, però insomma ha fatto una serie di interventi anche abbastanza mirati. Precisi e mirati. Ecco, a me non mi era mai capitato di vedere un consiglio comunale dove consiglieri di maggioranza non dicono nulla e parla solamente il sindaco. Però Piero, io non ho trovato nessuno, tu forse sei stato più fortunato di me? No, te non vai a trovare le cose nel posto giusto. Ah, io sì, sono te andato dove a sembra? trovare le cose, sono andato a trovare un personaggio nel posto giusto e l'ho trovato. Ecco, e lo presento, che è lì al tuo fianco. Guarda, lui? Ecco, questo, è lui. Ecco, buonasera. Non so se parla. Cioè, non molto. Non parla, è silenzioso. No, però... Dentro, però è ben vestito. Però allora, dentro, ben di vestito. Sé, dentro di non sé so c'ha se è un'allusione, ma un bel vestito. Non lo so, comunque... Comunque abbiamo dichiarato a inizio puntata, io proteggerò quindi il centrodestra sì. in questo tu dibattito. Tu sei anche avvocato, quindi, esatto, quindi tu sei proprio l'avvocato del centrodestra, c'è chi è avvocato del popolo, tu sei avvocato del centrodestra. Esatto. Esatto. Quindi sarai collega di... del manichino del qui manichino. Presente alla nostra destra. Certo. È più alto di te, guarda. È anche più bello di me. Scherzi a parte, salutiamo Francesco Guscelli, segretario provinciale del Partito Democratico, buonasera. E poi il direttore di Informa Arezzo, Paolo Casalini. Buonasera. Come sempre acutissimo osservatore di quello che accade in città, Piero Franchini l'avete visto, e anche David Faltoni. Buonasera a tutti. Allora io direi adesso, cosa? L'eleganza di Faltoni è sempre incredibile. Non so se è più elegante il manichino. Il manichino o... Non lo so. Va bene. Comunque... No, il manichino, io non mi devo sposare. Cioè, perché il manichino si deve sposare. Si deve sposare il manichino. È vestito. Ah, vabbè, quello che questo... vuol dire. Dove l'hai trovato? Chissà, è una coincidenza. Allora, non c'era altro. Vediamo adesso con Chiara Sadotti le ultime vicende e poi iniziamo a parlare. L'aveva annunciato sin da subito dopo la perquisizione e il relativo decreto ed oggi Luca Mendola, presidente di Multiservizi, ha formalizzato le sue dimissioni inviando una PEC al sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Mentre le indagini della procura aretina sul presunto caso di corruzione vanno avanti, i legali dei tre indagati eccellenti Luca Mendola, Roberto Bardelli e Lorenzo Roggi stanno infatti facendo le loro prime valutazioni. A Mendola, assistito dall'avvocato Marco Manneschi, ha così rimesso il suo mandato. Il prossimo passo sarà invece quello di chiedere un colloquio con il PM Andrea Claudiani per chiarire la sua posizione. Il consigliere comunale Roberto Bardelli, invece, attraverso il suo avvocato Roberto Alboni, ha depositato ricorso al riesame contro il sequestro di telefoni, computer e pennine, una mossa che gli consentirà così di avere accesso alle carte del pubblico ministero, una preziosa discovery per avere un quadro più completo dell'inchiesta e della propria
posizione. Per quanto riguarda Lorenzo Roggi, difeso dall'avvocato Piero Melani Graverini, il Partito Democratico invece ne ha chiesto le dimissioni da presidente di Arezzo Casa. Le indagini sul presunto caso di corruzione avevano preso avvio da una costola dell'inchiesta Coingas. La procura di Arezzo ipotizza infatti una promessa di utilità, l'aiuto per un prestito da 200.000 euro che nel 2016 Amendola avrebbe fatto a Bardelli in cambio del suo sostegno per la nomina in multiservizi. Una vicenda a cui contorni restano ancora tutti da chiarire, emersa da due file audio registrati in modo occulto da Sergio Saderini, ex presidente Coingas, nei quali viene captato anche il sindaco di Arezzo Ghinelli, al quale gli stessi Bardelli e Roggi parlano dell'accordo non rispettato. Paolo Casalini, che valutazione ti senti di fare? Ormai è passato qualche giorno, non solo dall'aver letto il contenuto anche di queste registrazioni, ma anche poi da quello che è accaduto in Consiglio. Dunque, io credo che il primo argomento da affrontare è quello che è successo in Consiglio Comunale, credo che sia la cosa più significativa. L'intervento del sindaco, secondo me, è la base di tutta la discussione, perché lui ha affrontato il tema dividendolo in due parti del suo discorso. Una prima parte edulcorando la pillola, tutto quello che era successo, e una seconda parte lanciandosi in un'invettiva che in certi momenti mi è sembrata quasi eccessiva. Dovessi fare un'analisi di quello che ha detto, la sensazione da giornalista, quindi da uno che legge spesso anche quello che dicono gli altri, è che quel discorso sia stato fatto da due mani diverse, cioè che una prima parte abbia avuto una supervisione diversa dalla seconda. In particolare mi riferisco, per chi ha intenzione poi di approfondire l'argomento, quando il sindaco parla vi state servendo arbitrariamente di una intercettazione o di una registrazione carpita, ecco, da quel momento in poi sembra che siano due persone che stanno parlando, da quel momento in poi cambia il tono e cambia anche il tipo di esposizione. È interessante perché si vede nello stesso intervento come se parlassero due persone o come se fossero due avvocati che hanno scritto questo testo, che alla fine è risultato un collage, ma secondo me in cui il sindaco dice tante cose ma non dice nulla. Ecco, questa è la cosa che mi sembra più importante da notare, cioè non dà nessuna risposta. Quindi non parla. Non parla, esatto, è solo un'invettiva. Nella prima parte dice a noi, ma chi non sarebbe pronto ad aiutare o chi cerca di un po', si mette quasi alla pari con i lettori, dice ma a chi non sarebbe successo di mettersi ad ascoltare una persona in difficoltà e quindi provare compassione oppure provare simpatia o cercare di aiutarlo, immedesimarmi e mettersi nei suoi panni. Ecco, bello, una bella descrizione della situazione. Poi a un certo punto interrompe questa lunga sequenza che dura quasi due pagine dattilo scritte e parte l'invettiva in cui attacca le opposizioni accusandole di aver strumentalizzato. E qui la cosa è divertente, perché in realtà le opposizioni non hanno strumentalizzato niente, cioè le opposizioni si sono ritrovate con le prime pagine di tutti i giornali in cui si parlava di un fatto accaduto la mattina circa una settimana fa, in cui all'alba di un certo giorno freddo di gennaio un nugolo di poliziotti muniti di un mandato di perquisizione si è presentato a casa di un consigliere comunale e di due presidenti di partecipate, come se una perquisizione domiciliare in cui ti violano l'intimità domestica e la famiglia all'alba, quando sei ancora in mutande, perché chi non ha mai partecipato a una perquisizione domiciliare non sa quanto è umiliante dover stare in mutande mentre ti guardano a vista e ti accompagnano al bagno, mentre tutti in casa, mentre i poliziotti in casa ti stanno perquisendo, ti rovistano gli armadi, i vestiti, i panni, i cassetti, i letti. È una violazione forte dell'intimità di una persona. E te sei lì in mutande, non puoi fare altro che assistere. Poi finalmente ti danno il permesso di vestirti. Ecco, questo è ciò che è accaduto in quella fredda mattina di gennaio. Cioè, non è che si può dire è una cosa così, che di nessun valore, è una cosa importante. Cioè, poi magari saranno tutti innocenti, per carità, ma io dividerei già da subito l'aspetto giudiziario dall'aspetto politico. Sono cose diverse. L'aspetto giudiziario farà il suo corso, anzi, me lo auguro, speriamo che siano tutti innocenti. Però, certo,
un magistrato che firma un mandato di perquisizione e manda i poliziotti in casa delle persone, secondo me non è un fatto di cui si può far finta che hanno mandato un biglietto di saluti per Natale. Mi sembra c'è una certa differenza. Allora, dopo sentiremo appunto alcuni di questi stralci, anche per comprendere bene quello che diceva Paolo. Francesco Cucciari, il Partito Democratico ha chiesto in aula anche le dimissioni di Ghinelli o la sua non ricandidatura. Vi aspettavate, ecco, come diceva Paolo, delle risposte, anche se questo era diciamo, chiaramente un discorso preconfezionato e quindi è chiaro che non ci può essere stato un dialogo, no, o una risposta alle cose che erano state sollevate, no, dai consiglieri del PD e anche di Arezzo in Comune. Ma la risposta del sindaco è stata in linea con le aspettative e abbastanza in linea anche con l'esperienza precedente nella quale rispose sulla vicenda Coingas. Anche in quel caso vi erano i legali che gli avevano preparato una nota e lui si era limitato a leggerla semplicemente. Ma il fatto però che va rilevato è che da quell'inchiesta, dall'inchiesta Coingas, che ha lanciato indubbiamente delle ombre sulla modalità di gestione della cosa pubblica che il gruppo dirigente che gira intorno all'attuale maggioranza di governo pone in essere, si è sviluppato una serie di indagini che hanno portato a questi fatti. Allora, premettiamo subito, come rilevava Casalini, che al Partito Democratico non interessa la vicenda giudiziaria, che sarà gestita dalle autorità competenti, dalla magistratura, che appureranno se vi è stato o meno reato di corruzione, di concorso e quello che eventualmente sia stato il ruolo del sindaco. A noi però interessa la rilevanza politica di questo fatto, sotto un duplice aspetto. Il primo è il fatto che questa discussione, questa chiacchierata captata dal, se non mi sbaglio, capolista della lista ora Ghinelli, poi nominato presidente di Coingas, che guarda caso aveva lobby della registrazione, perché io ritengo abbastanza sconcertante il fatto che una persona registri conversazioni private archiviandole sul proprio PC, e la domanda che mi pongo è: ma che cosa se ne vuol fare di uso poi di quelle registrazioni? Ma indipendentemente da questo, dalla moralità di ciascuno, rimane un tema politico che è rappresentato dal fatto che nel principale ufficio istituzionale della comunità di Arezzo, nell'ufficio del sindaco, si è sviluppata una relazione in cui, nella quale, sulla base delle cose che abbiamo letto, emerge una contaminazione tra il pubblico e il privato. E questa è una cosa che è moralmente inaccettabile, prima che da un punto di vista giuridico. È su questo che è stato chiesto delle spiegazioni al sindaco, spiegazioni che non sono state date, perché ci si è limitati ad ascoltare un fatto, dice, un cittadino che ha un problema, io l'ascolto indipendentemente dal problema e dal cittadino. Qui però c'è, diciamo, una correlazione di vicende pubbliche e di ruoli pubblici, di presidenti di società pubbliche che sono oggetto di nomina politica da parte della maggioranza, che si intersecano con problemi di carattere personale, l'esigenza di avere dei soldi, di avere un mutuo, e tutto ciò lancia un messaggio di grande squallore nei confronti dell'opinione pubblica aretina, che credo abbia necessità di avere una svolta dopo gli anni di oscurantismo della giunta Ghinelli, perché al di là della bellissima iniziativa della città del Natale, peraltro promossa e voluta fortemente da Confcommercio, tutto ciò che rimane non è un'opera pubblica, non è un'iniziativa culturale degna di questo nome, non c'è un rilancio della città, cioè tutte quelle che erano le precondizioni e le basi su cui Ghinelli e la sua maggioranza sono stati eletti si sono sgretolati, e l'immagine è un'immagine che ne emerge sinceramente molto, molto, molto squallida. Mi sarei aspettato dal sindaco un atto di orgoglio. Concludo con il silenzio. È imbarazzante, cioè al di là della, come dire, della Giovanna d'Arco tanti che si è immolata nella causa della difesa del sindaco,
assistiamo a un silenzio imbarazzante e chi parla non è che non lancia dei messaggi, come Forza Italia che ha preso le distanze dal comportamento del sindaco. Noi crediamo, e concludo, che la città di Arezzo meriti di essere governata diversamente. Se con più onestà lo deciderà la magistratura, sicuramente con più serietà e con più moralità. Allora, ci fermiamo subito perché poi dopo la pausa proveremo a collegarci proprio come con la Giovanna d'Arco, tra un attimo. Ben ritrovati dalla Casa Energia, stiamo parlando di quello che sta accadendo in questi giorni attorno al Comune di Arezzo. Siamo collegati con Lucia Tanti che è stata insomma molto vicino al sindaco anche in questi giorni, anche nelle dichiarazioni sui social e non solo. Buonasera Assessore. Buonasera a voi. Allora, che sintesi si può fare intanto di quello che è successo in Consiglio l'altro giorno? Poco fa abbiamo sentito sia da Paolo Casalini che da Francesco Guscelli, in sostanza il sindaco non ha risposto a quello che ci si attendeva appunto che dovesse dire rispetto a quello che è uscito sui giornali. Che cosa si sente di dire Lucia Tanti? Io mi sento di dire che il sindaco non risponde rispetto a quello che si vuol sentire dire qualcuno, ma il sindaco risponde rispetto alle domande che si fanno. Per cui io credo che il punto politico era doppio ed era quello che riguardava l'ipotesi, il teorema in base al quale la nomina di Luca Mendola fosse voluta, in qualche modo sostenuta, in qualche modo sollecitata da Roberto Bardelli, e questo è evidente che non è così. Perché non funziona così e perché quella nomina insieme ad altre nomine, seppure la scelta definitiva spetta al sindaco, fu suggerita e consigliata da un partito di maggioranza perché lo riteneva a buon diritto un buon amministratore. Quindi il fatto che vi fosse una intromissione di un consigliere comunale in quella nomina è stato dimostrato che così non è. Ancor più delicato era invece il secondo passaggio, cioè che quella nomina fosse in qualche modo dovuta al soddisfacimento di un ipotetico patto tra i due che in quel momento il sindaco apprende che tutto sommato non era stato onorato, patto del quale peraltro bisognerà capire se c'era o meno, perché uno dei due contraenti il patto personale a Mendola non è stato registrato, quindi bisognerà chiederlo anche a lui se quello che il Breda riporta effettivamente è vero o meno. Ma se questo fosse vero non si capisce perché allora Amendola è stato rinominato ben altre due volte dal sindaco Pinelli. Si capisce bene che l'abbia fatto perché questa nomina era del tutto irrilevante rispetto a questo ipotetico patto tra due. Quindi a me pare che il dato politico sia stato sciolto nella sua dimensione più piena. Qualcuno si è sempre soddisfatto, non ha diritto, si manterrebbe, ma questi erano gli aspetti che emergevano e che erano quelli che politicamente andavano sciolti. Ecco, all'interno della maggioranza c'è qualche frizione, insomma questi silenzi di questi giorni, come vanno interpretati? Ma io credo che vi sia un percorso abbastanza consolidato rispetto alle candidature, visto che entriamo nel merito della precisione. Il sindaco Pinelli è stato reindicato per un secondo mandato l'8 di giugno dai partiti a livello locale. Il tavolo nazionale che oggi viene evocato come se fosse una novità marziana, in realtà è il luogo dove per i comuni capoluogo e per le regioni si vanno a definire e a chiudere in via definitiva tutte le candidature. Quindi il fatto che si aspetti un tavolo nazionale è normale, il fatto che la maggioranza sia assista è, aggiungo io, meno male, perché non deve dire niente più di quello che ha già detto, si parla per contestare quello che si è detto, cioè, avrei paura se parlassero perché vorrebbe dire che mettono in discussione quello che hanno già detto. Avete qualcosa da dire, Francesco Guscelli, David, Paolo? Nessuno? Sì. No, ho già detto ampiamente, diciamo, appena. Ok. Sono dinamiche interne all'interno del centrodestra. Per cui sì, una cosa la voglio dire, ma proprio ora saluto innanzitutto Lucia, che sa che è una persona che stimo molto e ci conosciamo da tanti anni e credo sia reciproca la cosa. A me colpisce molto, sinceramente, il silenzio invece, Lucia, perché ci sono momenti nei quali il primo cittadino che rappresenta
la proiezione di una maggioranza politica all'esterno che guida l'amministrazione comunale viene incalzato in maniera così forte non solo dai partiti politici ma dall'opinione pubblica, dai giornali, da tutto il sistema Arezzo, ecco, percepire quasi una sensazione di abbandono del sindaco, con la tua eccezione che sei sempre intervenuta in maniera anche precisa e determinata, ma io insomma c'è in una coalizione, in un'alleanza anche un senso minimo di solidarietà personale tra le persone che si esplica anche con delle proiezioni esterne. Come dire, secondo me il fatto che alcuni registrino le conversazioni all'oscuro di altri, cioè è un modo di stare, diciamo, è un modo di stare insieme, di collaborare a un progetto che mi sembra poco comunità, poco senso di appartenenza. Ecco, questo come dato personale. Sulla registrazione, voglio dire, l'ho anche detto questa mattina e lo ripeto stasera, effettivamente venire a sapere, scoprire che una persona registri colloqui che obiettivamente poi magari possono anche diventare di importanza schierare, ma insomma sono ed erano colloqui ordinari, vengono registrati, insomma io spero che questa abitudine l'abbia perduta, perché se no avrei qualche problema. Non me che non lo frequento più, ma insomma chi lo frequenta bene che si faccia qualche domanda, perché sennò diventa protagonista di qualche film. Quindi su questo è davvero, e qui dico un aspetto umano, veramente un dato, insomma, che lascia davvero una grande amarezza e lascia uno strascico forte, umanamente, con la politica, che non è estranea ai rapporti umani, anzi dovrebbe essere in qualche modo vissuta con grande partecipazione, ma insomma il dato che qualcuno ti registri e che metta da parte cose di 3 anni e mezzo fa, penso che non gli faccia molto onore a questa persona. Piego, volevi dire qualcosa a Lucia? Tanti? No, cioè, io la volevo salutare e mi dispiace soprattutto perché chiaramente la città, quello che io sento, diciamo, in giro, sì, tra gli amici, tra i colleghi commercianti, eccetera, è che effettivamente, cioè, queste cose che succedono e succedono, diciamo, a chi dovrebbe governare la città, è chiaro che dispiacciono, insomma, no? Perché non tanto per quanto riguarda la persona del sindaco, che tutti stimano, però ecco, i contorni che certe volte si scelgono, ecco, che magari sono, diciamo così, onestamente, appunto, chi registra per conto suo delle cose che sono, erano magari... Ecco, io credo che onestamente certe volte bisognerebbe, ma non solo in questo caso, ma anche in altri casi, vedere di scegliere meglio il contorno, diciamo, ecco così, questo, ecco quello che volevo dire. Sono d'accordo. Salutiamo... Non ho niente da dire. Salutiamo Lucia Tanti, grazie comunque dell'intervento, visto che insomma è abbastanza raro all'interno appunto della maggioranza, quindi grazie di essere stata comunque grazie presente. Anzi, per dare spazio, insomma, anche opinioni un pochettino meno sentite in queste ore, quindi grazie davvero. Grazie e buona serata. Ciao a tutti, ciao. Allora, io direi di sentire, poi sono curioso di Davide, che penso che partica, freme, lo vedo molto fremente. Lo vede, sì, ma lo facciamo riscaldare ancora meglio. Aspetta, è un corridore, quindi sì, anche da seduto. Vediamo la prima parte, proprio diciamo quindi quello che diceva prima Paolo Casalini, la prima parte dell'intervento di Ghinelli. Non parlerò, leggerò una dichiarazione che ho concordato con i legali che mi assistono da quando è scoppiato lo scandalo Colmias. Perché essendoci delle indagini in corso e vista la mia figura istituzionale, più di quello che vi riferirò in questa dichiarazione non posso dire. Abbiamo liberato Arezzo dall'immobilismo e donato alla nostra città la voglia e il coraggio di guardare al futuro. Nonostante ciò, pur non risultando indagato né destinatario di alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, la vergognosa strumentalizzazione politica che di questa vicenda è stata fatta mi impone alcuni chiarimenti.
mi conoscete tutti. Ho dedicato la mia vita con tutto il cuore, tutta la mia intelligenza possibile alla nostra città. Ogni singolo minuto dei quasi 5 anni passati insieme, fianco a fianco, sono stati dedicati all'amministrazione. Sono una persona trasparente, e lo sapete, che le cose non le manda a dire. Dedito totalmente al bene comune di Arezzo, ma sono anche un uomo leale verso una visione politica ed amministrativa che ha risollevato il nostro territorio da una crisi che non è solo economica, ma profondamente culturale. Tutto questo in un mondo dove la lealtà è alla mercé dell'occasione politica. Le ultime vicende che hanno condotto Roberto Bardelli, Luca Mendola, Lorenzo Roggi, circa le quali la magistratura sta portando avanti doverosi e circostanziati approfondimenti, non mi toccano affatto dal punto di vista giudiziario, come certamente avete letto. Pur essendo estraneo ai fatti, in quanto non indagato né destinatario di alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, la vergognosa strumentalizzazione politica che di questa vicenda è stata fatta mi impone i chiarimenti che sto per proporvi. Cominciamo dalla nomina. La nomina di Luca Mendola come presidente di Multiservizi è avvenuta non certo su indicazione di Bardelli, come chiunque si occupi di politica non può non sapere, ma nella logica di una composizione armonica di tutte le componenti della maggioranza su proposta di uno dei partiti che ha concorso alla mia elezione a sindaco, in questo caso la Forza Italia, e quindi dai suoi vertici comunali, provinciali e regionali, cui competeva questa indicazione. Quella nomina, come le altre, è ovviamente frutto dei legittimi consigli e indicazioni che mi sono venuti dalle forze politiche che hanno condiviso questa sfida di governo della città. Per quanto riguarda Multiservizi, mi fu segnalata la persona di Luca Mendola, che mi venne rappresentato come professionista competente ed espressione di Forza Italia. Ho dunque proceduto alla nomina di Luca Mendola il 1 aprile del 2016 all'interno del Consiglio di Amministrazione di Multiservizi. Poi, il 20 ottobre dello stesso anno, come amministratore unico di Servizi. Infine, il 30 aprile dello scorso anno, 2019, ho proceduto a riconfermarlo nella convinzione del suo buon operato. Per questo, e ribadisco che chi conosce un minimo i meccanismi della politica, solo se in malafede può affermare il contrario, il fatto che il consigliere Bardelli fosse amico o meno di Amendola, che possa aver gradito o meno la nomina, alcun rilievo avuto né poteva avere nella scelta. Come sempre, ogni nomina, taluni saranno contenti, tal'altri meno, alcuni per nulla. Queste nomine, come a tutti coloro che siedono in quest'aula ampiamente noto, sono condivise con i vertici dei partiti di riferimento, in questo caso Forza Italia, vertici ai quali non apparteneva certo il consigliere Bardelli. O forse qualcuno di voi può a ragione veduta affermare il contrario. Ma vengo senza difficoltà ai dialoghi registrati di nascosto nell'agosto del 2016, mesi dopo la nomina in questione. E dopo sentiremo la seconda parte. Allora, David Faltoni, che ne pensi di quanto hai sentito? Intanto vorrei rispondere rispetto a questa spiegazione su queste nomine. Mi sarei aspettato che magari, e questo lo dico anche per il futuro, mi aspetterei che chi amministra un comune nomini le persone competenti e non perché appartengano a un partito. Quindi questa logica spartitoria già, secondo me, non fa onore a nessuno. Ma quindi premetto che mi auguro che sotto un profilo penale ne escano tutti integri, e non sta a me né a noi giudicare gli aspetti penali di questa vicenda, però io vorrei, anche Lucia Tanti ha dato una descrizione di questa persona che registra un po', come dire, un po' come un
una mina vagante, una persona che, insomma, che ha questa abitudine, ma io credo che invece questo aspetto sia molto importante, perché denota il fatto che questa persona si voleva precostituire un documento da ma non solo, ma si voleva precostituire un documento da conservare. Allora, sempre sotto un profilo penale, mi viene da chiedere, evidentemente questa persona prima di andare a quell'incontro sapeva l'oggetto della discussione di quell'incontro. Vorrei ricordare a tutti che quello era un incontro istituzionale di fatto, perché c'erano due pubblici ufficiali e due fiduciari del sindaco. Non so dove è avvenuto l'incontro, ma indipendentemente da quello era un incontro istituzionale. Allora, io credo, mi sarei aspettato, sempre sotto profilo di etica politica, che ci può anche stare la sorpresa, ma ripeto, non credo che chi ha registrato non sapesse dell'argomento, ma ci poteva stare la sorpresa, ma mi sarei aspettato come minimo che il primo cittadino, appena iniziava l'argomento, chiedeva a tutti presenti di uscire, perché era un argomento inaccettabile e indiscutibile davanti a lui. Quindi questo mi sarei aspettato da un sindaco, da una persona, perché sotto un profilo politico tutto il resto, come ha detto Paolo, bene Paolo, ma come ha detto anche Ruscelli, cioè qui una risposta non è arrivata, ma forse, ripeto, per quello, per come sono andate le cose sotto un profilo politico, c'è poco da... le conclusioni sono queste, cioè chiunque le può trarre, le conclusioni. Siamo di fronte sicuramente ad un fatto, a dir poco, di mala politica, e penso che se i silenzi e tutto questo freddo che si vede intorno al sindaco la dica lunga anche sul futuro politico del sindaco stesso. E quindi penso che siamo sicuramente di fronte ad una svolta non prevista, che non so nemmeno quanto possa aver fatto piacere, oppure possa aver trovato pronti gli altri partiti e le opposizioni. Chiedo a Paolo Casalini se, così, qui andiamo nel campo ovviamente delle ipotesi, queste registrazioni a che cosa potevano servire? Allora, anche suonerie del cellulare, noi abbiamo un presidente di una partecipata, che era Coingas, che non appena nominato, o subito dopo essere stato nominato, comincia a registrare, forse anche prima, tutto quello che si muove. Oggi le battute, ma siamo a livello di battute, si dice che Staderini girasse con il registratorino in tasca e registrasse tutto quello che gli si muoveva intorno. Dopodiché ha catalogato tutto e ha messo nel suo PC. Vorrei far notare, e qui la cosa potrebbe essere quasi divertente, che questi due file, queste due cartelle archiviate, si chiamavano A, Amendola, e B, Breda. Non oso pensare, quando si arriverà alla Z di Zorro, nel frattempo, quello che sarà. C'era tutto l'alfabeto. Non so. Appunto. Ma questa è una cosa, ora non è una cosa rilevante, la vedremo se ci saranno. Io credo che non sia finita, credo che ci sarà ancora molto che dovrà uscire da questa vicenda. Quindi ci sarà anche Zorro. Chi lo sa, può anche darsi che ci sarà Zorro alla fine. Di fatto noi abbiamo un presidente di una partecipata che, non appena nominato, decide di pagare i suoi debiti morali o non morali, come vogliamo, che ha nei confronti di un professionista aretino, assumendolo come consulente della partecipata e facendogli percepire 140.000 euro a copertura dei debiti personali, quindi un uso allegro del denaro pubblico. Dopodiché sempre il nostro presidente decide di omaggiare uno studio legale fiorentino a fronte di due o tre relazioni sulla cui utilità qualcuno ha detto questa è aria fresca, e l'ha detto un dipendente, un dirigente di Coingas, con altri 350.000 euro circa. Cioè, io credo che il nostro sindaco, quando si sceglie i suoi collaboratori, forse dovrebbe essere stato un pochino più accorto, perché mi sembra almeno che per il momento l'unico che ne esce
tutto sommato, e la cosa è divertente, abbastanza pulito lo stesso Amendola, che prima di tutto si dimette immediatamente senza neanche far passare due minuti, e poi si rifiuta, notare bene, di dare esecuzione al patto criminis. Cioè, sembra che si realizzi un patto per cui si nomina un presidente di partecipata che si deve occupare dei nostri morti, ma insomma dei nostri soldi, esclusivamente per poter in questo modo aiutare un consigliere comunale di cui tutti sappiamo essere in difficoltà economica. Il sindaco ha cercato di smontare, di buttare acqua sul fuoco, di far apparire tutto questo come una ragazzata registrata da uno, ora non posso, se no mi vengono le parolacce, da uno che voleva fare un dispetto oppure voleva semplicemente viaggiare come l'Aretino Pietro con una mano davanti e l'altra dietro. Stavo pensando che, non so, ecco, ovviamente non sappiamo nulla dell'esito che ha avuto la perquisizione, però se la cosa si limita a questo colloquio, cioè che prove possono essere trovate? Secondo te è sufficiente questo colloquio, diciamo, per impostare un'accusa? Questo è un argomento processuale troppo difficile. Certo, noto che gli inquirenti, trovando questo file, di per sé non erano in grado di identificare le persone che erano presenti all'interno del file. Quindi c'è stato qualcuno, e immagino che sia stato lo stesso Staderini, che ne ha data l'interpretazione e il racconto. Perché se io ascolto delle voci, per un inquirente che non è abituato a conoscere la voce di Amendola, del Breda o del sindaco, è difficile subito individuare di chi si sta parlando. Quindi hanno ovviamente chiamato colui, l'autore materiale della registrazione, per avere l'interpretazione dei fatti. Questo significa che c'è già in quel momento una testimonianza formale su quello che è stato fatto. Vediamo poi, quando si arriverà in un'udienza, come i vari personaggi racconteranno la storia davanti al giudice. Ecco, l'altro aspetto che è stato sollevato, diciamo, politico, cioè il sindaco, sentendo questo colloquio, avrebbe dovuto rivolgersi alla procura, avrebbe dovuto fare un atto, insomma, per smarcarsi poi, no, da quello che aveva sentito, oppure, diciamo, dalle parole che lui dice di aver detto, no, che sono state anche pubblicate, si dovrebbe capire che comunque per lui questo era tutto un racconto inverosimile, quindi lui non doveva fare niente. Ma il sindaco, secondo me, è stato troppo accondiscendente nella situazione. Cioè, un sindaco, cioè se io fossi stato sindaco, uno mi viene a dire si nomina quello perché così si aiuta quell'altro, mi sarei rifiutato. Cioè, io voglio delle persone, con tutto che in Amendola sia anche bravo, non lo voglio neanche mettere in discussione, però io voglio nominare delle persone non sotto ricatto, perché in questo modo posso aiutare il consigliere comunale in difficoltà che sennò mi esce dal partito, e infatti 6 mesi dopo ho lasciato Forza Italia, è entrato nel gruppo misto per questo motivo, e tanto lo sappiamo tutti qual è il motivo per cui il Breda ha lasciato il partito e si è rimasto solo all'interno del gruppo misto, perché ha reputato insufficiente l'aiuto che gli era stato dato. Ma un sindaco non può agire sotto ricatto dal fatto che abbiamo un consigliere comunale in difficoltà. Ma ci rendiamo conto di cosa significa questo? Cioè, amministrare una città sotto ricatto è la cosa più terribile che può accadere a una città. Pubblicità e poi ripartiamo. Allora, siamo tornati, tu sei l'avvocato qui del centro-destra, devi dire qualcosa. Sì, devo dire qualcosa. Io dico appunto che noi ci troviamo qui all'interno di un appalto pubblico, voi lo sapete, Casa dell'Energia è un appalto pubblico che viene, si sostanzia nel 2016, nel settembre del 2016, quindi già con la giunta Ghinelli ben incardinata. Io devo dire appunto di aver amministrato insieme alla giunta questo bene pubblico che si è riaperto alla città, che ha avuto dei grandissimi aspetti positivi, dei grandissimi frutti, e ha dato e sta dando dei servizi importanti al cittadino, sia nel mondo dell'energia che con l'ingresso di Sei Toscana nel mondo della raccolta differenziata. Ovviamente dal punto di vista procedurale sono in qualche modo tenuto ad delle regole ben precise, quindi ho dei rapporti con la giunta, con un comitato di indirizzo di nomina di giunta, e dal punto di vista procedurale non ho mai in qualche modo trovato nessuna irregolarità. Ovviamente anch'io esprimo rammarico sulle vicende, non entro nel merito giudiziario perché ovviamente non faccio parte della magistratura e la magistratura farà il suo corso, però ovviamente io dico questo, dico che la collusione tra pubblico e privato che abbiamo visto in questa vicenda, che vedremo e che ne vedremo gli sviluppi, in questo modo è dannosa.
cioè ovvero se si cerca in qualche modo di raggiungere degli obiettivi privati tramite la res pubblica, quindi tramite la cosa pubblica, ecco che si incespica in questi episodi che sono davvero spiacevoli e che in qualche modo mostrano un volto oscuro della città. Se invece ci si comporta come ci siamo comportati all'interno della gestione di questo bene pubblico, ridandolo alla città, non lucrando, non avendo fondi pubblici, ma anzi mettendo a disposizione della città stessa fondi derivanti appunto dall'attività imprenditoriale e da fideiussioni bancarie prestate personalmente da me per aprire l'immobile, ecco che allora si vede che come la compartecipazione tra il settore pubblico e il settore privato danno dei servizi importanti per tutta la città. Quindi cerchiamo di tornare a quella contaminazione positiva e quella concertazione da pubblico privato. Quindi non cerchiamo di raggiungere scopi privati tramite appunto la spinta pubblica. Questo è l'errore, insomma, che poi non so se si è verificato in questo caso, però c'è quel fumus sempre presente, insomma. Francesco Cuscelli, il sindaco si sarebbe dovuto dimettere per questa vicenda e politicamente poi nel dettaglio che cosa gli imputate? Il silenzio, il appunto non aver fatto nulla su questa vicenda ovviamente, che cosa? Ma credo che un fatto molto grave politicamente che è avvenuto dopo i fatti che abbiamo ascoltato grazie alle accurate registrazioni di Staderini, sia stato di aver accolto l'imposizione dell'assessore e senatore della Lega Nisini nel nominare uno dei tre Roggi presidente di Arezzo Casa. Cioè noi abbiamo avuto nei mesi scorsi una letterale imposizione della nomina poi suffragata dal voto dei comuni di centrodestra sopra 15.000 abitanti che avevano per effetto della sconfitta che abbiamo avuto nel comune di Cortona la maggioranza della composizione sociale di Arezzo Casa S.p.A. e ora mi farebbe piacere capire dalla senatrice Nasini che cosa pensa di questa cosa, cioè aver nominato una persona che ha questo modo di lavorare, secondo me, da un punto di vista politico e morale, è un fatto piuttosto rilevante. Non a caso il Partito Democratico, attraverso i propri sindaci, ha chiesto pubblicamente le dimissioni di Roggi da presidente di Arezzo Casa. Lui ha detto che la questione non riguarda Arezzo Casa, tecnicamente può essere anche corretto, però vogliamo vedere quando richiederemo attraverso i nostri sindaci una convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, ponendo il tema delle dimissioni del Presidente, se Roggi sarà di nuovo salvato, quindi rifiutando la richiesta di dimissioni dal Comune di Arezzo e dagli altri comuni di centrodestra. Perché è chiaro che se c'è un reato, se è stato commesso un reato l'appurerà la magistratura, ma lo stile con il quale ci si muove all'interno di istituzioni pubbliche denota anche un livello di capacità di rappresentare una società pubblica che mi pare che nel caso di Roggi sia venuto palesemente meno. Quindi credo che un atto di dignità da parte sua sarebbe auspicabile attraverso la rimessa del mandato. Le dimissioni del sindaco, ma siamo a poche settimane dall'avvio della campagna elettorale vera e propria. Il 24 di maggio con ogni probabilità andremo a votare, vediamo se questa data sarà confermata con un election day di regionali ed elezioni amministrative insieme, quindi questo significa che tra un mese noi saremo proprio nel cuore della campagna elettorale. Credo che da parte del centrodestra ci sia anche l'idea di provare a essere in qualche maniera competitivi per tornare a governare la città. Credo che dal loro punto di vista le dimissioni del sindaco in questa fase sarebbero un fatto drammatico che automaticamente gli consegnerebbe la sconfitta elettorale con grande probabilità. Quindi credo che cercheranno di barcamenarsi più o meno in questa situazione, pensando che, la mareggiata passi,
Credo però di non rassicurarli nel dirgli che noi continueremo a chiedere spiegazioni al sindaco per tutta la campagna elettorale se queste spiegazioni non arriveranno. Quindi, oltre a presentare la nostra proposta con la nostra candidatura a sindaco, il nostro progetto, insieme a un'alleanza vasta politica e civica democratica per Arezzo 2020, ci aspettiamo che il sindaco dia quelle risposte che non ha dato. Dopodiché staremo a vedere come evolve la situazione da un punto di vista giudiziario. Certo, se come ricordava Casalini, dall'A passiamo alla Z, probabilmente potrebbero esserci ancora delle sgradite sorprese per gli aretini. Spero che questo non accada. Il PD è pronto, ovviamente il nome non lo possiamo sapere, ma si sta lavorando per una candidatura forte, diciamo siamo a buon momento. Il Partito Democratico, abbiamo fatto anche un comunicato stampa insieme alle altre forze politiche del centro-sinistra e a numerose realtà civiche che stanno condividendo l'idea di costruire una visione nuova di rilancio della città, stanno lavorando per dare una cornice valoriale e programmatica a un progetto. Dopodiché, nel giro di veramente poche settimane, credo entro la metà di febbraio, credo che dovremo anche poi trovare l'ufficializzazione della candidatura a sindaco. Sarà una candidatura che noi cercheremo che sia la più competitiva e forte possibile per dare veramente una svolta a questa città che se lo merita vedendo quello che è successo in questi ultimi mesi. Piero? Sì, dunque io da uomo mi ritengo un po' ingenuo su queste cose, no? Perché onestamente io credo che quando, conoscendo le persone, no? Che poi dopo tentano, si avvicinano alla politica, certe volte mi verrebbe proprio la voglia di dare la colpa alla politica, perché poi vedi gente che risultava brava, risultava, ecco, si avvicinano alla politica e poi d'un tratto cambiano aspetto, diventano subito diversi, insomma, come dire, cioè, ognuno cerca proprio di fare il proprio interesse nel proprio orticello, nel proprio e quindi ecco, e questo è veramente è brutto, insomma, perché onestamente io credo che ognuno di noi ha sicuramente delle aspettative dalla vita, no? Però ecco, quando si vanno poi a toccare queste cose e si sa che più o meno, perché lo vediamo tutti i giorni che queste cose succedono, ecco, io credo che onestamente verrebbe quasi la voglia di dire ma qua sai io lì non ci vado perché dopo ho paura che mi si attacchi questa, non so, una malattia, non so che questo modo di... E quindi ecco, questo è quello che secondo me è veramente brutto, perché onestamente nella città quando vedi che tutto dovrebbe essere regolarmente fatto funzionare in modo come possiamo, perché è chiaro che certe volte ci sono situazioni migliori e certe volte ci sono situazioni peggiori. Noi sappiamo che tutti i comuni sono in crisi, ecco, quindi c'è questa crisi per dire di come arrivare in fondo al mese per cercare di raggiungere, diciamo, il massimo delle aspettative dei cittadini, ecco, no, poi dopo invece si scopre che va a finire che forse quelle risorse che mancano è perché vengono trafugate, è perché vengono impegnate in altre cose che niente hanno a che vedere con quello di dover amministrare in modo serio e coscienzioso. La seconda parte dell'intervento del sindaco e poi andiamo alle conclusioni. Vengo quindi al Bardelli, che siamo nell'agosto del 2016, mi rende partecipi di un suo problema personale ed io, come faccio quotidianamente con ogni pregato cittadino che mi chiede udienza, anzi mi scuseranno coloro che ancora sono in attesa di essere ricevuti ma la lista è corta, l'ho pazientemente ascoltato. Ho cercato di comprendere, e assai poco compreso per la verità, se non che a dire del Bardelli a Mendola si era offerto in modo imprecisato di provare ad aiutarlo in privato nel cercare di ottenere un finanziamento o qualcosa del genere. Devo dire
che mi parvero subito e da alcuni passaggi dei dialoghi che tutti voi avete letto, credo si colga abbastanza bene, un po' di chiacchiere campate in aria, fumose, illusorie, inconsistenti, insomma pie illusioni di una persona in difficoltà. È vero, gli diedi udienza, lo stetti ad ascoltare, cercai di capire, ben poco mi è stato possibile capire per la verità, e se questa è la mia colpa, me ne faccio carico. Vedere una persona in difficoltà ancora oggi mi provoca dispiacere, e questo mi porta a far sentire, quantomeno a parole, la vicinanza alla persona che mi rende partecipe di un proprio problema. In quel momento per me Bardelli era un cittadino, un conoscente, prima ancora che un consigliere, che si rivolgeva a me per un consiglio, diciamo, paterno. E vi assicuro, come capita ogni giorno, e se avrete in sorte di governare questa città ve ne accorgerete cosa significa fare il sindaco. Quante volte capita di doversi congedare con un boh, vedrò di fare quello che posso, sapendo che nulla può spesso il sindaco. E chi si rivolge a me nella maggioranza dei casi ne è perfettamente consapevole. Ha solo bisogno di ricevere solidarietà, nella migliore delle ipotesi un consiglio, da chi vede come un punto di riferimento, perché il sindaco è un punto di riferimento. Fatevi un esame di coscienza e ditemi se c'è qualcuno di voi in questa sala che nella sua veste politica non si è mai congedato dall'interlocutore turno esclamando «vedrò cosa posso fare». Con questo viene inteso aver commesso alcunché di illecito morale. Amendola, come ho detto e ripeto, è stato nominato d'intesa su indicazione di Forza Italia, non certo dal consigliere Bardelli. Amendola, successivamente ai colloqui in questione, è rimasto saldamente al suo posto. Anzi, è passato, come detto, da presidente del CDA ad amministratore unico, con probabile scorno del Bardelli. Con altrettanto probabile disappunto del Bardelli è stato di recente da me riconfermato. Oggi tocca al sottoscritto essere chiamato a rispondere in questa sede non di fatti ma di chiacchiere. Ma domani potreste essere voi vittime di attacchi dissennati totalmente disancorati da un qualsiasi fatto da voi compiuto. E attenzione che non solo la liceità, ma anche l'eticità della condotta di un politico, come di qualsiasi, di qualunque persona, non va misurata sulle parole ma sui fatti. Men che meno può essere valutata su chiacchiere in libertà, fraudolentemente captate, volte unicamente a rincuorare una persona in difficoltà. State barbaramente strumentalizzando stralci di registrazioni nascoste come unico tema di campagna elettorale ormai iniziata. La serve a fermare questo clima di aggressione politica che arriva a toni di una violenza inaudita, quali quello ad Arezzo non c'è posto per Ghinelli. Nemmeno il fatto che il sindaco sia estraneo completamente da un punto di vista giudiziario ad una vicenda ancora tutta da chiarire. Dispiace doversi difendere, non tanto dalle accuse, quanto dai teoremi politici, artatamente costruiti e utili solo a creare un clima di gogna mediatica, che pare essere l'unica opportunità per questa opposizione di avere argomenti. E non vi è dubbio alcuno che oggi ad Arezzo il centrodestra è sotto assedio da parte di un centrosinistra che vuole riprendersi la leadership in città dopo quasi 5 anni di digiuno. Ed allora, nella totale incapacità di argomentazione politica e ancora più nell'assenza di un progetto di città, sceglie come campo di battaglia quello del giacobinismo barattato di legalità. Avete cercato di innescare uno scontro decisivo tra buoni e cattivi, tra onesti e disonesti, tra capaci e incapaci, tra degni e indegni, senza avere né il diritto, né la statura morale, né le capacità per poterlo ingaggiare contro tutti e contro tutto. Con il tono di chi si erge a giudice assoluto di fatti e persone, ci circostanze che rappresentano tutto ancora consiglieri. Consiglieri, scusate, fate finire la risposta del sindaco. È nel diritto di questa città avere un'opposizione che si candida a governare, che sappia andare oltre lo sciacallaggio politico. Grazie. E il discorso del sindaco poi si è spostato e scivolato sull'opposizione nella parte finale. Davide, per tornare al discorso anche che faceva Paolo Casalini, sei d'accordo, tu sei anche un avvocato,
soprattutto se anche sei un avvocato. E dopo che hai sentito Paolo, no, prima ha detto, lui ha avuto l'impressione che questo discorso sia stato scritto, no, da mani diverse, no? Cogli sfumature legali, lui dice concordato con i miei legali. Non c'è bisogno che lo dica io, è scontato, evidentemente. Evidentemente in una fase come questa mi immagino che dall'iscrizione al registro di indagati o no, come dice lui, che non sappiamo, comunque lui un legale che lo segue c'è e quindi si sarà consultato e si sarà confrontato con il suo legale, questo è più che evidente. Poi se vogliamo, cioè, ecco, io vorrei dire soprattutto questo, perché tutta questa vicenda succede nel 2016, non ce lo dimentichiamo, dopo che questa maggioranza, questo gruppo aveva vinto le elezioni sulla sicurezza, giocando molto sulla sicurezza, sul nemico. Infatti quindi si registravano la... Sì, no, no, ma... Certo, no, credo che sia anche questo. Pinelli avrebbe dovuto spiegarci, perché insomma abbiamo una giunta di fatto, possiamo definirla sovranista, quindi una giunta che ci ha detto più volte prima gli italiani, quindi anche lo stesso politica portata avanti da Renzo Casa, no? Prima gli italiani, e questo però dimostra come, se si comincia a ragionare in questi termini, evidentemente c'è prima gli italiani e poi si vede che qualcuno poi arriva a dire prima ci so io, e quindi la politica non più come amministrazione del bene comune, ma la politica come promozione personale di interessi che nulla hanno a che vedere con quelli pubblici, e quindi anzi al contrario l'uso del bene comune anche per risolvere problemi personali. Quindi io credo che sia fondamentale anche questo aspetto, perché sempre di natura politica, però ecco, mi auguro che i cittadini, le persone si rendano conto che quando si scagliano con tanta cattiveria, con tanta rabbia contro lo straniero, il nero, quello, quell'altro, il delinquente, che sicuramente è un problema, perché chi vive in certe zone l'immigrazione la vive con enorme difficoltà, nessuno lo nega, però vorrei mettere in evidenza questo aspetto che comunque non è da sottovalutare. E questa vicenda, quindi, da un punto di vista politico lascia grande amarezza, secondo me, a tutti, e lascia amarezza anche, mi ripeto, ma per il fatto che con molta disinvoltura, tranquillità, si accetti anche questa idea che le partecipate, queste nomine, questa logica spartitoria, non meritoria ma solo spartitoria, in base a voti che si prendono si attribuisce a quella o a quell'altro un certo tot di incarichi, e secondo me già questo è sconvolgente da un punto di vista proprio politico, perché io mi aspetterei prima di tutto che queste partecipate servano a qualcosa, e quindi mi chiedo anche per quale motivo la gestione dei cimiteri si debba affidare ad una società di natura privatistica, quando potrebbe anche essere gestito direttamente dall'amministrazione. No, ma voglio dire, molti comuni gestiscono. No, ma non c'è solo quella, ce n'è una marea. Allora mi viene anche da chiedere se queste partecipate servono per fare le nomine o c'è altri motivi, perché... Ecco, perché questo. No, io mi auguro, quindi mi auguro, siamo nella campagna elettorale, abbiamo qui il rappresentante di un partito di opposizione, mi aspetterei anche proprio degli impegni che in questo senso, nell'approssimarsi della campagna elettorale, vogliamo smettere di nominare, cioè se è possibile chiuderle queste partecipate, vogliamo eliminarle e vogliamo smettere di... questa logica spartitoria che nelle partecipate si attribuiscono i posti in base ai partiti che ti hanno appoggiato e in base ai voti che hai preso e non alla capacità, perché io vorrei veramente che ci fosse istituito
un albo, un non so cosa, di persone che sono disponibili a ricoprire questi incarichi, che con il loro curriculum, con le loro capacità, e fossero scelti i migliori, e in modo tale, e non con questa logica assurda, perché evidentemente se Ghinelli avesse scelto per le sue partecipate con questa logica, quindi attingendo dai vari albi, oggi lui non si troverebbe assolutamente in questa situazione. Siamo d'accordo su questo? Sì. Evidentemente. Quindi, bisognerebbe però pagare anche un pochino di non più. Posta così, non posta così. No, posta così è imprecisa la questione, mi spiego insomma, meglio. Noi partiamo dal presupposto, sentendo quello che dicevi, che se uno è commercialista, avvocato o tecnico, come dire, per questo ha delle caratteristiche curriculari che consentono di gestire una società, di avere un approccio manageriale, eccetera. Questo può anche essere vero, ma noi abbiamo esperienze di ex sindaci, amministratori che gestiscono, hanno gestito società pubbliche, di nomina pubblica, che hanno fatto cose positive, che hanno avviato cicli positivi e che non sono stati oggetto di indagini o anche per reati gravi per un amministratore come quello di corruzione. Il punto, secondo me, è la qualità del gruppo dirigente anche che una maggioranza è in grado di esprimere. E qui dobbiamo fare una considerazione. Noi abbiamo oggi una Lega che ha molto consenso a livello popolare ed elettorale. A questo non corrisponde un gruppo dirigente diffuso nel territorio. Non a caso il gruppo storico, come dire, è stato messo sostanzialmente da una parte e abbiamo un assessore e senatore che viene da un altro paese, che non è neanche di Arezzo per quanto riguarda la Lega, che ha deciso, come dire, di contornarsi di figure che provengono da un'area politica di estrema destra che è Casa Pound, a cui Bardelli e Roggi sono politicamente ricollegabili o sono stati vicini. Allora, il problema è la qualità. Il sindaco nel suo intervento diceva che l'opposizione non ha le capacità. L'impressione è che sia Ghinelli stesso ad essersi contornato, anche suggerito dalle forze politiche che l'hanno sostenuto, di un gruppo dirigente che in realtà non è gruppo dirigente, ma sono un po', come dire, persone che confondono il privato, le esigenze private con il pubblico. Questo è il grosso nodo che dobbiamo secondo me sciogliere. Dopodiché vi sono tanti amministratori pubblici, tante persone che hanno esperienza professionale, cioè che hanno anche un curriculum, diciamo, degni di nota. Quindi credo che ci voglia un pochino più di articolazione nello sviluppare il ragionamento, perché gestire una società pubblica significa stare nel sistema della governance locale e non sono sufficienti elementi di preparazione tecnica, ma serve anche una capacità di visione politica. Probabilmente in questo caso a questo gruppo dirigente espresso dal centrodestra mancano entrambe. Allora, brevemente, che dobbiamo veramente chiudere, siamo andati oltre, volevo chiedere a Paolo Casalini se questa vicenda può costare a Ghinelli magari una revoca della fiducia da parte delle forze che l'hanno sostenuto o che lo sosterranno alle prossime elezioni. Una revoca della fiducia in corso d'opera non credo, perché ormai... No, per le prossime elezioni, per la campagna elettorale. Manca 14 settimane le elezioni, consideriamo 60 giorni prima, sì. Siamo già nel cuore della campagna elettorale, quindi non ci sarebbe neanche il tempo materiale. Io credo di sì, detto fuori dai denti, insomma, no? Mi dispiace, mi è venuto in mente dopo, avevamo la Lucia Tanti al telefono, forse sarebbe bene che anche ci avesse detto se lei si ritiene responsabile un po' di questa crisi che sta investendo l'attuale sindaco di Arezzo, perché credo che Forza Italia, dopo la fuoriuscita della Tanti dal gruppo comunale, dal partito, insomma, e con il sindaco si è assolutamente impuntato nel volerla tenere nel suo ruolo, Forza Italia sia ormai in rotta di collisione con il sindaco Lucarini, con il sindaco Ghinelli, chiedo perdono. A questo punto, lapsus freudiano, sì. A questo punto io credo che le quotazioni di Ghinelli siano in rapido calo, ecco,
è difficile ancora stabilire, tutti stanno zitti, tutti stanno muti, però i rumors, almeno che mi sono arrivati, cosa dico? Dicono che ci sono già dei nomi alternativi proposti dai partiti forti di questa maggioranza. Rumors che mi hanno fatto già i nomi, che stanno discutendo, questo è meglio, l'altro è peggio, mi hanno chiesto addirittura che ne pensi te di questo. Dico, beh, insomma, siamo già a questo punto e non sto parlando di Forza Italia, quindi credo che le quotazioni di Ghinelli in questo momento sono veramente in picchiata. Almeno. C'era il mio ospite in queste chiacchiere che hai sentito? No, non c'era. Non c'era. Perché muto è muto, Appunto, dai, nel senso che... No, su una cosa, sì, la volevo aggiungere, anzi due al volo, sì, molto rapida. La prima sulle partecipate, beh, insomma, la multiservizi che gestisce i cimiteri ne gestisce 46, quindi gestisce qualcosa che va molto oltre il comune di Arezzo. Coingas copriva tutta la provincia e andava oltre. È difficile, ora Coingas poteva essere superato dalla nascita di Estra, però naturalmente, cioè, è difficile avere delle società che gestiscono più comuni e farle mettere in capo tutte all'unico comune capoluogo, cioè, diventa una necessità. A me non scandalizza che i presidenti delle partecipate siano dei fiduciari, quindi delle persone che riscuotono la fiducia della maggioranza che viene eletta. E no, direi che è naturale, cioè, il sindaco di centrodestra vorrà dei presidenti di centrodestra. E non credo che non siano nemmeno valutati da un punto di vista meritocratico. Staderini, oltre che essere dottore commercialista, era anche direttore di banca, cioè tutt'altro che un curriculum da disprezzare. Quello di Amendola non lo conosco, ma mi dicono tutti che è un amministratore molto capace, quindi, cioè, non ha importanza, non è un problema di meriti o di politica. Quindi la colpa è della politica. No, la colpa è di saper scegliere delle persone su cui noi possiamo avere la certezza che rispondono a dei criteri anche di integrità morale, ma questo è difficile, come si fa a saperlo prima? Io un po' mi metto nei panni anche di chi li deve nominare, riconosco al centrodestra che manca un po' di classe dirigente, riconosco anche che Lannifini si è circondata di un cerchio magico di Casa Pound che l'ha messa in questo momento in difficoltà col suo stesso partito. Vorrei ricordare che quando fu nominato il presidente di Arezzo Casa, dovettero fare un'assemblea straordinaria per modificare lo statuto della società, perché Lannifini non si fidava del voto dei suoi, della sua maggioranza. Aveva una maggioranza risicata, temeva che non sarebbe passato. Per questo fecero modificare lo statuto davanti al notaio. Cioè, sono atti politici che poi alla fine si pagano. E io credo che anche Lannifini dovrà pagare per certi errori. In finale chiedo a Francesco Roscelli, sabato c'è questa manifestazione, abbiamo lanciato anche con Davide questa intervista in anteprima che abbiamo fatto, che ci ha visto che casino di commenti, no? Sull'evento delle sardine di sabato alle 18 in piazza San Jacopo. La battuta sarebbe facile da appassionato di pesca, però ci sarà questa manifestazione sabato? Io ci sarò sicuramente in punta di piedi e con un passo di lato, perché nessuno vuole mettere cappelli e poi non ci sono assolutamente le condizioni. Vedo con grande interesse l'energia che si sta sprigionando oramai da molte settimane intorno a queste automobilitazioni che da Bologna poi si sono diffuse in tutta Italia. Una piazza che richiede il rispetto della Costituzione, la legalità, il rispetto degli articoli e che, come dire, ha un linguaggio morbido che è contro le strumentalizzazioni, non mi pare che non possa essere condivisa. Quindi credo e spero, anzi, che siano tantissimi gli aretini e i cittadini della provincia di Arezzo che verranno ad Arezzo. Grazie a Francesco Ruscelli, a Davide Faltoni, a Paolo Casalini, a Piero Franchini, a Fabio Mori. Grazie a Fabio. E a lui anche. Al nostro convitato. No, perché senza di lui non si faceva niente stasera. È un bel intervento il suo. Sì. Credo sia appartenga all'ermetismo un po'. Molto, sì. Direi proprio questa corrente. Un po' un ungaretti. Alla prossima.